Ciao a tutti amici e amiche, ben ritrovate! Allora, visto che molte di voi si sono mostrate interessate a questo tipo di copertina fai da te completamente di riciclo creativo, oggi ecco che andiamo a fare il tutorial. Allora, vi ci andranno il retro dei tovagliolini, quelli lì da decoupage, le tisane stesse con la cartina filtrante. Il resto ve lo mostrerò nel video tutorial che segue. A dopo. Allora, per questo progetto vi ci andrà della carta da pacco, quindi riciclo creativo, del gesso bianco, quello lì autoprodotto, e del gesso clear, quello lì trasparente. In un primo momento andremo a imbiancare tutta la base, quindi ci servirà il gesso bianco o, se preferite, dell'acrilico. Pirulini, che sono proprio le tisane essiccate, cioè essiccate asciutte, no? Ma che andremo a sbriciolare meglio che possiamo in questo modo, se no vengono i pezzi troppo grossi. Quindi apriamo le bustine del tè, teniamo la carta delle bustine perché potremmo andare a fare, appunto, vi mostro semplicemente, andiamo a strappare, tirate giù bene tutta la mercanzia qui, tutto il tela o tisana, qualsiasi cosa, camomilla, è uguale. Una volta fatto questo, andiamo appunto a spezzettarla e teniamo la bustina qui, quindi la spezzettiamo bene. Poi comunque, anche se rimane il pezzettone, secondo me non è male. Voi vi chiederete: non si può fare direttamente sulla copertina? No, cioè no, secondo me no, poi si può fare, tutto si può fare. Praticamente, secondo me, siccome useremo dei cartoni per la copertina, che saranno quelli della pizza o qualcosa del genere, evitiamo di imbarcarlo in questo modo, cioè questa la usiamo esattamente come una carta. Quindi, semplicissimo, appunto vi ci andrà il gesso bianco e il gesso clear e la carta da pacco, il pennello ovviamente. Quindi vado a fare la mia base tutta così, proprio spatasciando tranquillamente il mio gesso bianco, di cui rifarò un video perché è cambiato il mio metodo di fare il gesso bianco. Andate pure tranquillamente, senza paura di lasciare impronte del pennello, non fa niente. Allora, io per starci nell'inquadratura ho preso un pezzo piccolo che comunque basta per un junk journal di dimensioni classiche, no? Però se voi fate un pezzo grande non ci sarà bisogno di andare tanto proprio sul bordo, perché tanto usandolo come una carta scrap, diciamo, andiamo poi a fare il giretto intorno alla copertina, quindi sparirà questa parte, no? Io invece, essendo molto stretta, faccio che andare bene sul bordo, anche se sporco un po' il tavolo. Ok, a questo punto qui non lo asciughiamo, perché adesso andiamo già a fare il secondo step, no? Ovvero mettiamo, togliendo il primo pezzo perché questo non sta tanto bene dentro, facciamo delle striscioline così di queste simpatiche strisce di affare qua di tisana. Le mettiamo casuali, perché poi sembreranno un po' dei fiori, dei petali, delle cose. Quindi andiamo, mettiamo più corti, più stretti, come vogliamo. Non ne metterei tantissimi, giusto magari una bustina. Poi io adesso non sto considerando da che parte userò il junk journal, la copertina, no? Se volete, voi considerate anche un pochino dove andrete a piegare. Ok,
E questa parte è quella zigrinata che non vado a mettere perché non sta tanto bene, appunto. E poi, come vi dicevo nell'altro video, qualcuno mi ha chiesto mi linki il video. In realtà non lo linko perché questa cosa qua vera e propria non l'avevo fatta, avevo fatto delle tag. Però il procedimento, come vedete, è lo stesso. Io amo questo contrasto del bianco con tutti questi colori della tisana e trovo che in questo modo restino molto evidenti, no? Si fa più un effetto carta di riso, ma altrimenti uno potrebbe anche pensare appunto di spargerci prima sotto dell'acquerello. Io lo adoro così. Ok, ecco, questi pezzi grossi proprio così magari no. Vedete, ho fatto un misto di verde, di tisana verde e tisana rossa. Allora, mi è arrivata una telefonata, quindi si è asciugato tutto. Ecco, questo è grave, perché io volevo contare sul fatto che sotto fosse ancora appiccicoso. Però adesso, insomma, se voi non avete ricevuto la telefonata, è meglio. Adesso comunque cercherò di andare a bagnare un pochino ma potrebbe bastare anche dell'acqua, se io spruzzo sopra dell'acqua si inumidisce, così il tovagliolino si attaccherà meglio. Lo so, purtroppo devo di nuovo bagnare adesso, perché adesso noi andremo a mettere il tovagliolo classico, il retro dei tovagliolini che usiamo per il decoupage. Quindi andiamo a stenderlo sopra. E poi gli passiamo il nostro gesso clear, cercando di il più possibile di togliere l'aria da dentro. Bagnate bene, molto bene, così vedete, si rompe tutto, non importa. Se si rompe, ci mettiamo sopra un altro pezzettino di tovagliolo, evitando i pezzi puntinati, no? Così, e ricopriamo. Avete visto, ho usato tantissima colla, perché quando intingiamo il pennello bisogna proprio dare solo due pennellate, così non bisogna strisciare tanto, altrimenti ecco, si spezza subito la carta. Ovviamente è un filino di carta che si spezza proprio subito, quindi più vinavil, più gesso clear buttiamo e meno facciamo danno, insomma, lo stendiamo proprio così e basta. Boh, da questo punto in poi
Non dobbiamo più toccare niente, dobbiamo solo aspettare che si asciughi o forzare un pochino l'asciugatura col phon. Ed eccoci qua. È passato un giorno, l'ho lasciata per lo più seccare, asciugare al naturale e posso andare a tagliare via tutto l'eccesso giusto per vederla un po' meglio. Poi, magari a questo punto qui possiamo dargli la colorazione, possiamo scegliere anche delle tempere o degli acrilici o anche dell'acquerello passato un po' asciutto, diciamo, senza bagnare più tanto, ma per lo più secondo me è meglio usare Distress. Io, come sapete, ho pochi colori e quindi passerò il Mahogany. Per passare l'acrilico, a mo' di Distress, basterà inumidire una spugnetta, anche quella dei piatti, un frammentino, inumidirla ma poco poco, e poi spalmando l'acrilico del colore preferito si va a tamponare la spugna sopra, si scarica e poi si passa sui rilievi, un po' come vado a fare adesso io col Mogano. Voglio dare un po' di colorazione sia a pennello, cioè a questo affare qua, e sia poi sui rilievi, così. Poi però questa qua è una prima colorazione, poi il resto lo farò sulla stessa copertina dopo che l'ho usato come carta scrap, diciamo. A quel punto poi vado a completare, magari col Distress, col foto vintage e i rilievi. Giusto un'idea, eh? Ecco, adesso lo sto facendo un po' più intenso, così vi mostro come prende colore subito. Ecco qua. Facilissimo, no? Allora, come vedete poi, io qua sulla copertina ho fatto anche degli schizzetti di acquerello. Quindi quello che vorrete poi dopo andrà a variare leggermente la colorazione finale, no? Vedete che qua risulta ancora un po' palliduccia, ma appunto andando a mettere altri tipi di colorazioni dentro, ricaverete il risultato anche sui bordi, è molto importante il distress sui bordi e poi le varie decorazioni che mettiamo comunque sempre sulle copertine. Io non so, a me piace tantissimo questo tipo di carta, può andare bene anche per ricoprire delle scatolette, perché poi alla fine, dopo aver costruito la nostra solita copertina di, come vi ho fatto vedere molte volte, magari vi linko qualche video, anziché ricoprire con un'altra carta o una carta scrap, andiamo a usare questa. Proprio andiamo a fare come al solito a ricoprire. Oppure possiamo fare anche delle scatolette con questo, o non so, cioè veramente chi più ne ha più ne metta, perché è una vera e propria carta scrap, diciamo un mo' di carta di riso, secondo me ci assomiglia tanto. E niente, dai, io spero di avervi fatto una cosa gradita, che ne farete tanta, taggatemi su Instagram se la farete, e niente, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un mondo di baci e tanta positività sempre. Al prossimo, ciao a tutti!